Allora, ieri abbiamo messo a posto un po' di cose, giusto volevo rifare per bene anche la dimostrazione della sviluppabilità in serie di potenze di una funzione. Allora, noi avevamo detto che avevamo omega, diciamo aperto, semplicemente connesso, significa senza punti. In realtà noi avevamo detto stellato implica semplicemente connesso. Non vi do la definizione formale di semplicemente connesso, però nel piano, se un qualcosa ha dei buchi, semplicemente per vedere che ci siano dei buchi, per rilevare la presenza dei buchi basta che esista un taglio che non sconnetta insieme. Cos'è un taglio? È un cammino che parte dalla frontiera e arriva sulla frontiera. Allora voi vedete che quando togliete questo cammino, io apro la fenditura giusto per farlo vedere, vedete che l'insieme non si sconnette. Questo perché c'era un buco e il taglio ha eliminato il buco. Ovviamente io posso fare anche un taglio qua che sconnette l'insieme, però diciamo un insieme è semplicemente connesso quando, non è, quando per ogni taglio l'insieme si sconnette, okay? Invece non è semplicemente connesso, cioè ci sono buchi quando esiste un taglio che non che rimosso il quale l'insieme non si sconnette, ok? Questo diciamo dal punto di vista, in realtà noi avevamo usato stellato e poi avevamo T contenuto in omega, T era la chiusura di un altro insieme aperto, chiamiamo, vabbè, uguale la chiusura di aperto, così è corretto. E poi avevamo detto che noi abbiamo il nostro omega, poi avevamo T, poi supponevamo che la frontiera di T, vabbè, poi la orientavamo come ci pare, cioè la frontiera di T fosse l'immagine, il sostegno di un cammino regolare. Poi il cammino lo prendevamo orientato in maniera tale da percorrere la frontiera di T in maniera angolare. Questo era T. Poi prendevamo Z0, un punto di che stava nell'interno di T. Allora prendevamo R, la distanza di Z0 dalla frontiera di T in maniera tale che tutta il cerchietto di centro 0 a 0 di raggio R fosse in T. Quindi adesso prendevamo Z appartenente a B Z a 0 R aperto ovviamente, quindi anche lui e volevamo andare a calcolare F di Z. Allora io che cosa so? So che 2π greco i volte F di Z
era uguale all'integrale sulla frontiera di t orientata positivamente di f di zeta fratto zeta meno z di zeta. Questo lo so dai lemmi che avevamo fatto dalla nostra domanda. E allora questo dicevo che era uguale all'integrale su t più di f di zeta fratto zeta meno z0 meno z meno z0 ed è zeta. A questo punto io so che zeta meno z0 ha modulo sempre maggiore o uguale di r, perché zeta si muove sulla frontiera, quindi vedete la distanza di zeta da z a 0 è sempre maggiore o uguale di r, mentre z meno z a 0 è sempre minore o uguale di r. Quindi se io metto in evidenza zeta meno z a 0, poi posso scrivere 1 meno z meno z a 0 fratto zeta meno z a 0 uguale. Geometrica converge nel cerchio di raggio 1, qua posso scrivere somma premendo qua da 0 a infinito di z meno z0 fra z meno z0 alla n uguale integrale in d più somma per n che va da 0 a più infinito f di zeta fratto zeta meno z0 alla n più 1 in d zeta per z meno z0 alla n. Ora però, ok? Questo zeta meno z0 alla n lo metto con questo, mi fa questo, f di z rimane. E poi a questo punto ci rimane solo da portare questo fuori. Questo è il passaggio incriminato che ho detto, si può fare ma poi si può rendere rigoroso. Tutto il resto è evidente. Allora, cancelliamo il primo ultimo riga. Allora, andiamo a vedere lasciamo, per meglio dire,
questo qua lasciamolo ancora dentro, voglio lasciarlo ancora dentro. Ok? Allora, guardate bene, allora, se io prendo f di z fratto z meno z0, come sta scritto qua, in modulo, e voglio fare il massimo sulla puntiera di z orientata positivamente, ci sta questo massimo o no? Allora, se vi ricordate, questo è maggiore o uguale di R, quindi il reciproco, sempre in modulo, è minore o uguale di 1 su R. Questa è una funzione omomorfa, quindi anche continua, quindi la frontiera di T è un insieme compatto, il modulo è una funzione continua, quindi questo qua è minore o uguale di una certa costante. Poi, se io vado a fare la somma per n che va da 0 a più infinito di z meno z0, quindi se io faccio la serie sempre dentro di f di z fra z meno z0, z meno z0 alla n fra z meno z0 alla n, qua la somma, questo lo posso portare dentro, il problema è poi tra la somma, tra la serie e l'integrale, e la voglio in modulo, anzi in diciamo norma infinito, dove per z appartenente a b 0 0 r diciamo r meno epsilon, allora questo è minore o uguale, solo questa serie qua, scusate se cancello questo pezzetto qua, è minore o uguale di questa m, la norma di questo è questa m, perché questo z varia sulla frontiera di più, quindi possiamo sempre cancellare quella m, per la somma per n che va da 0 a infinito di r meno epsilon fratto r fratto r alla n, che questa è una serie convergente, no? Perché questo in modulo è maggiore di r e quindi alla n è maggiore di r alla n, questo è minore di r meno epsilon, se lo prendo, ripeto, z lo prendo nella sfera dicendo z0 di raggio r meno qualcosa. E quindi scoprite che questa serie converge totalmente. Ma allora, se converge totalmente, si può portare fuori. Il ragionamento è simile a quello che abbiamo fatto ieri. Come si può portare fuori? Cioè, io dico, esiste ni tale che se n è maggiore, diciamo, tale che la somma per n che va da n più 1 a più infinito di f di z per z meno z0 alla n fra z meno z0 alla n più 1 in questa qua in modulo, questa qua è minore o uguale di epsilon, diciamo sia sigma maggiore di 0 minore uguale di sigma, epsilon abbiamo già usato, minore di sigma. Allora cosa faccio? Adesso cancello la figura che non mi serve più, qua scrivo che questo è uguale all'integrale su t più d
è la somma per n che va da 0 a n di questa roba qui. Più integrale su detti più del resto. Ma questo resto, questo chiamiamolo chiamiamola R grande, RN, che è un resto che dipende da N. Fatemi cancellare di nuovo la prima riga per avere un po' di spazio. Allora, che succede? Che RN, il modulo, è il minore uguale della disuguaglianza di Darboux che abbiamo visto ieri, il minore uguale della lunghezza della frontiera di T, lunghezza di una curva, cioè lunghezza della frontiera, che quella diciamo non dipende dalla curva che la parametrizza, per sigma, perché quando porto il modulo di questo è la minore uguale dell'integrale del massimo del modulo di questo per la lunghezza della curva. La lunghezza della curva è la lunghezza della frontiera per sigma. Quindi è piccolo. Se volevate avere sigma, qua bastava che mettevate sigma fratto la lunghezza della frontiera. E però qua, se la somma adesso è finita, io la somma la porto da dentro a fuori. Quindi voi scoprite che la somma parziale fino a n di questa serie qua, da n in poi, coincide con questa integrale a meno di sigma. Siccome sigma lo potete rendere piccolo quanto volete, questo significa che quando n tende a più infinito, la somma, questa somma di questa serie tende a questo integrale, quindi significa esattamente che potete portare la serie. Quindi l'ultimo passaggio in base a questo ragionamento, l'ultimo passaggio è questo qui, in realtà questo è uguale alla somma per n che va da 0 a più infinito dell'integrale su t più di f di z fratto z meno z0 alla n più 1 in del z, e z meno z0 alla n lo posso portare fuori perché non dipende da zeta. Quindi ricordandoci che questa era uguale a 2π greco i volte per f di z, io ottengo che f di z è uguale a somma per n che va da 0 a più infinito di c con n z meno 0 a 0 alla n, in tutta quel cerchietto che avevamo detto, dove adesso mi scrivo che è c con n, lo scrivo sull'altra lavagna. C con n è uguale a 1 su 2 pi greco i per l'integrale su dt più di f di z fratto z meno z0 alla n più 1 in dz. Però
Nel momento in cui noi abbiamo ottenuto la sviluppabilità in serie di Fourier, sappiamo anche che questa funzione è derivabile infinite volte, perché ieri abbiamo dimostrato che è analitica, cioè posso derivarla una volta e quindi la derivata è ancora una serie e quindi posso derivarla quante volte mi pare. Vale l'usuale regola di derivazione per sé, abbiamo dimostrato. Quindi a questo punto, se io derivo questa n volte a se io derivo questa n volte la derivata e voglio calcolare la derivata in z0, derivo questa, qua ho una serie, quando vado a calcolarla in z0 si annulla tutto tranne il termine costante, ma se derivo n volte il termine costante era quello che partiva qua al grado n, derivato n volte mi farà c con n per n fattoriale, ok? Z meno z0 alla n derivato n volte rispetto a z fa n fattoriale. Quindi cosa scopriamo? Scopriamo che f, la derivata ennesima di f in z0 è uguale a n fattoriale su 2 pi greco i per l'integrale di sopra, integrale di t più di f di z. Ora z meno z0 con la n più. Quindi come vedete abbiamo cercato di essere il più leggeri possibile, di non fare dimostrazioni troppo complicate, però due o tre cose l'ho voluto mettere a posto, perché l'unica ipotesi che abbiamo usato, diciamo le uniche ipotesi tecniche che abbiamo usato in più, che in realtà non ci vogliono, si possono togliere, però ulteriormente complicando le dimostrazioni, sono il fatto che quando diciamo per verificare che una funzione sia omomorfa, se partiamo da una funzione nota e verifichiamo le condizioni di Cauchy-Riemann, supponiamo che le derivate di U e di V siano siano continue e U e V siano di classe C1, no? Questo lo supponevamo anche per dimostrare il teorema di Cauchy-Poussin, cioè che l'integrale con una curva chiusa in una funzione omomorfa facesse 0 in un, diciamo, se non circondiamo un buco, tipo ad esempio se circondiamo un buco, il discorso è diverso. E quindi questa ipotesi la facciamo, anche se. E poi il discorso che in realtà abbiamo supposto per alcune cose che l'aperto fosse stellato, in realtà basta che sia semplicemente connesso. Però questo, diciamo, ci costerebbe troppo andarla a rimuovere, quindi non lo facciamo. Diciamo che è vero, anche se. Ok, adesso andiamo però a raccogliere tutti questi risultati, perché i risultati sono notevoli. Il risultato è che se una funzione è olomorfa, allora io ho il mio omega, fatemi cancellare questo. Allora, se io ho il mio omega, poi c'è T, semplicemente connesso con la frontiera regolare con la tratti, poi ho z0, qua dentro, sicuramente nel cerchietto di centro z0 di raggio R, la mia funzione è sviluppabile in serie di potenza. E quindi in realtà
localmente nell'intorno di ogni punto. Se io sto nell'interno di omega, se omega pure lui mettiamo è semplicemente connesso, sicuramente la funzione localmente sviluppa anche in serie di potenza, quantomeno fino a che non arrivo alla frontiera di omega. Chiaro? Questo è un risultato eccezionale, perché ci dice che il fatto che esista una derivata implica l'esistenza di tutte le derivate e il fatto che la funzione sia addirittura analitica, cosa che per le funzioni di variabile A non è affatto vero. Ok? Addirittura, se vi ricordate, cioè, per essere analitica deve esserci infinito, ma non bastava neanche che fosse c'infinito, c'era il controesempio che c'era una funzione che era c'infinito, sì, analitica. Ed ha altre importanti conseguenze. Andiamo a vederne qualcuno. Allora, una importante conseguenza, io ho omega F, sono aperto, F, olomorfo in omega, supponiamo che omega sia connesso, semplicemente connesso non dovrebbe servire. Poi supponiamo che è, diciamo, esiste un zeta zero appartenente a omega tale che f di z0 è uguale a 0. Quindi questa funzione da qualche parte, cioè in z0, vale 0. Allora, a questo punto abbiamo due possibilità. Allora, f è identicamente numero in omega, oppure da 0, diciamo, esiste un R maggiore di 0 tale che per ogni Z appartenente a B Z0R meno Z0 F di 0 è diverso. Questa è una proprietà importante. Cosa ci dice? Che z0 è uno zero isolato, cioè o la funzione è nulla dappertutto, o se no in un intorno di 0 ci sta solo lui. Ok? Allora, noi sappiamo che f, diciamo, esiste R tale che f di z è uguale a somma per n che va da 0 a infinito di c con n 0 meno 0 0 alla n. In b z 0 r. Ok? Allora, due sono le possibilità. O tutti i c con n fanno 0, allora c con 0 deve fare 0, perché la costante deve fare 0, anzi possiamo dire sicuramente che questo parte da 1, perché se partiva da 0, allora f di 0 a 0 faceva c con 0 che era diverso da 0, ma per ipotesi f di 0 a 0 uguale a 0. Ci siamo fino a qui? Questo è sicuramente abbiamo questa cosa. Allora, o tutti i c con n sono 0, allora che vuol dire? Che la funzione è nulla su tutta questa sferetta,
su tutto questo cerchietto. Però uno dice, vabbè, è il resto di omega, e il resto di omega si collega, perché noi abbiamo detto omega è connessi, non ci interessa neanche che sia semplicemente connessi. Cioè, tu vuoi arrivare in punto Z1, ce l'hai un cammino, se vi ricordate abbiamo dimostrato in analisi 2, forse non abbiamo dimostrato, abbiamo detto però, che un aperto, forse abbiamo dato la definizione in questo modo, che un aperto connesso era quando era connesso per altri, no? Okay. Allora, quindi io prendo Z1, ci deve stare un cammino. Allora io cosa faccio? Posso coprire questo cammino con delle palle che stanno tutte in... Allora il problema qual è? Il problema è che in ognuna di queste pallette deve avere lo sviluppo in serie di potenza. Però, siccome le palle si intersecano, allora prendete per esempio questa palla è contenuta in questa, si interseca con questa, qua la funzione vale 0, quindi vale 0 anche qua. Ma qua lo sviluppo in serie di potenza è centrato qua, non può valere 0 su tutta questa zona a meno che la funzione non abbia tutti i coefficienti uguali a 0. Non è possibile. Chiaro? E quindi questo nuovo vediamo subito. E quindi una volta che è 0 qua, è 0 anche qua, è 0 anche qua, è 0 anche qua, è 0 dappertutto. Ok? Quello se tutti i coefficienti sono 0. Se invece i coefficienti non sono 0, allora diciamo ci sarà un primo coefficiente che è diverso da 0. Lo scriviamo qua. Allora, supponiamo che f di z sia uguale a somma per n che va da k a più infinito di c con n z meno z0 alla n. Cioè k sia il primo coefficiente tale che c con k è diverso, k sia il primo numero di n tale che c con k è diverso da 0. Potrebbe essere 1, potrebbe essere 2, potrebbe essere 3, potrebbe essere più grande. Chiaro? Allora, qua cosa possiamo fare? Possiamo scrivere, portiamo z meno z0 alla k per somma per n che va da k a infinito di z meno z0 alla n meno k per c con n. Qua possiamo scrivere z meno z0 alla k per somma per n meno k lo chiamo m per m che va da 0 a infinito di c con m più k per 0 meno 0 a 0 alla m. Allora vedete che questa serie qua parte con una costante, la costante è c con k, poi c'ha tanti altri termini. Se io adesso prendo un raggio abbastanza piccolo, se prendo un raggio abbastanza piccolo, la somma di tutta la serie, no? Siccome questa qua era convergente, ma se prendo un raggio abbastanza piccolo, la somma di tutta la serie non può fare c con 0. Cioè questa qua, questa funzione è continua. Quando z tende a z a 0, deve tendere a c con 0, quindi ci sarà un raggio in cui tutta la stretta quella è minore il modulo di c, di modulo di c con 0 mezzi, e quindi che è diverso da 0. Quindi a quel punto che succede? Che questa è diversa da 0 perché la prima costante non può essere compensata da tutto il resto della serie. Questa è diversa da 0 ovviamente. Perché è diversa da 0 ovviamente? Perché quella si annulla solo in z a 0. Z alla k è uguale a 0, chiamatelo v doppia alla k, z meno z a 0. È uguale a 0 se solo se v doppia uguale a 0. V doppia alla k uguale a 0 ha come radice 0 con moltiplicità k. Quindi
questo in un intorno di Z0 non si può annullare, perché parte con una costante di Z0, e questo non si annulla mai tranne in Z0, quindi quello il prodotto si annulla dove? Solo in Z0, quindi Z0 è un punto isolato. Ovviamente questo ragionamento magari dobbiamo restringere il raggio, ma non fa niente, diciamo, a noi ci interessa dimostrare che c'è un raggio in cui un cerchio è finito, la cosa funziona. Ok? Quindi, cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che se una funzione omomorfa, i suoi zeri, o la funzione è zero dappertutto, o la funzione può avere solo zeri isolati. Allora, magari uno non è convinto, andiamo a fare un esercizio, andiamo a vedere, per esempio, dove si annulla, chi era il segno, andiamo a dire, andiamo a vedere per esempio segni per bo, facciamo prima di z, facciamo il coseni per bo. Chi ha il coseni iperbolico di z? E alla z, 2e alla meno z, mezzo. Allora vi ricordo che z è uguale a x più di y, quindi qua abbiamo un mezzo e alla x per coseno di y più di seno di y più e alla meno x per coseno di y meno, pensate, coseno di meno y più y seno di meno y, coseno è pari più y seno meno y seno di y, vabbè, tanto tu già ci ho messo, ok? Allora, questa quando è che si annulla? Dobbiamo avere il sistema e alla x coseno di y alla x più e alla meno x per coseno di y uguale a 0 nella parte reale. Uguale a 0. Poi dobbiamo avere e alla x meno e alla meno x per seno di y uguale a 0. Questo è il sistema. Ok. Allora, quindi questa qui, questo non sa nulla mai perché la somma è due esponenziali, questo adesso è in senso surreale. E allora si deve annullare questo. Quindi y deve essere, diciamo, deve appartenere all'insieme pi greco mezzi più k più greco. Oh, però se y appartiene a questo insieme, il seno di y quanto farà? Più o meno 1. Ma se, quindi questo non sa nulla. Ma se non sa nulla questo, si deve annullare questo. Quindi dalla seconda equazione troviamo che la x deve essere uguale a e alla meno x. Che accade quando? Solo se x è uguale a 0.
Quindi, dove si annulla il sen iperbolico? Se andiamo a disegnare il piano di Gauss, il sen iperbolico, il coseno iperbolico, scusate, si annulla su tutti questi punti dell'asse immaginario. Pi greco mezzi, più pi greco, 3 pi greco mezzi, 5 pi greco mezzi, 7 pi greco mezzi, i. Questo è pi greco mezzi, i. Questo è 3 pi greco mezzi, i. Sono tutti qua, zeri, zeri, così per cui. E come vedete sono tutti isolati, mo questo non è una dimostrazione di niente perché è una funzione sola. Però il coseno iperbolico si annulla solo qua. Importante il fatto di avere punti isolati, perché prendiamo per esempio allora il seno di z, come si deve definire? Abbiamo vari modi per definirlo, però io lo posso definire per esempio o lo definisco come la somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla 2n più 1 per z alla 2n più 1 fratto 2n più 1. In realtà qualunque altro modo di definirlo arriverà sempre a questa serie qua, quindi tanto vale definirlo a questa serie qua. Perché? Allora, questa serie qua, se io la vado a scrivere per x appartenente a r, coincide con lo sviluppo in z del seno. Ok? Se vi ricordate, il seno di x è uguale a somma per n che va da 0 a infinito di meno 1 alla 2n più 1 x alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Quindi l'unico modo, adesso vi dimostro che l'unico modo per definire il seno su C è questo. Perché? Allora, se io voglio una funzione seno di z, questa deve estendere questa. Ok? Quindi deve coincidere col seno su tutto R. Quindi la differenza deve fare 0 su tutto R. Ma la differenza, se supponiamo che abbia detto male, scriviamolo per bene. Allora, siano f di z, g di z, due funzioni olomorfe intere che coincidono con sen x su r. Ok? Prendiamo, supponiamo che ci siano due funzioni olomorfe. Quando le vado a vedere sulla retta reale, queste qua mi danno tutte e due sen x.
Allora, F-G è olomorfa in G e F-G si annulla su R, su tutto R. Ma questo mi dice subito che F-G si annulla. Perché? Perché questo qua è un insieme di punti che non sono mica isolati. Se una funzione olomorfa ha come zero una linea, siccome i punti non sono isolati, non ho possibilità che sia olomorfa dappertutto, che sia zero dappertutto, per quello che abbiamo detto prima. Perché se non era zero, gli zeri dovevano essere isolati, se non era identicamente uno. Ok? Quindi di estensioni della funzione seno olomorfe su tutto C, sperabilmente, ce n'è solo uno, perché ogni volta che vado a vedere due estensioni sullo stesso insieme di contenente R, quelle là devono coincidere, perché coincidono su una linea. O di estensione a funzione olomorfa intera c'è questa è una serie. Se andate a fare i raggi di convergenza si fa esattamente come si faceva prima, quindi il raggio di convergenza fa più infinito, quindi questa è una funzione olomorfa su tutto C, la somma di una serie di potenze, quindi va bene. Quindi l'unico modo l'unico modo possibile di estendere seno di x a seno sulla variabile complessa è questo. Quindi tutte le funzioni che voi avevate in R, di cui conoscevamo gli sviluppi in R, si possono estendere in C tutta la tabella delle funzioni analitiche dei sviluppi Z di Taylor, di McLaughlin, di Taylor, di centro Z, per le funzioni analitiche si possono estendere a funzioni analitiche in qualche cerchio, talvolta su tutto C, qualche volta su qualche cerchio, come semplicemente prendi x e ci metti 0. Ed è l'unico modo di farlo, perché nel momento in cui coincidono anche solo su un intervallo, un'altra estensione coincide con quella solo sull'intervallo, deve coincidere su tutto il cerchio. Cerchio perché a volte il raggio di convergenza non è più infinito. Poi vediamo come si fa. Perché ad esempio se io sviluppo in serie di McLaughlin 1 fratto 1 meno z, no? La serie geometrica, somma di z alla n, questo converge nel cerchio di centro legge di raggio 1. In verità questa funzione lo vediamo dopo, adesso facciamo una piccola pausa.